Settantesimo anniversario della Resistenza italiana. Il 25 aprile del 1945, con la liberazione di Milano e Torino, viene presa come data simbolo culmine della lotta partigiana. Ma la gente lo sa perché si festeggia? La festa della liberazione, da questa voglia di serenità e da... Signora, sa perché si festeggia il 25 aprile? Sì, lo so perché sono iscritta da tanti anni all'Associazione Nazionale dei Partigiani e quindi è il giorno della liberazione e della conquista della libertà e quindi della democrazia. I partigiani hanno liberato l'Italia da quali forze? Le tedesche. Le fasciste. Però non lo so. Va bene, grazie. La fine della guerra, la liberazione dall'antifascismo. L'unione di più forze contro il fascismo, quindi contribuito alla liberazione dell'Italia dalla fine della guerra. Un'altra domanda, tra le persone che presiedevano il CLN, ce n'era uno che poi sarebbe stato il futuro Presidente della Repubblica, di chi si tratta? Adesso io non so, questa è una domanda tra lei, non so se è il Presidente Gronchi forse? Pertini. Per Sandro Pertini, sì, io di Sandro Pertini posso dire che ho avuto anche l'onore di essere stata invitata, di persona a Tolentino, ma ho avuto l'opportunità di partecipare a una commemorazione in suo onore che è stata fatta anche al Teatro di Pollenza, dove praticamente si parlava della sua vita e anche dei valori che lui con il suo mandato da Presidente della Repubblica ha cercato di non solo di rispecchiare ma di diffondere attraverso appunto gli ideali patriottici, la prigionia e quindi quella che è stata praticamente un periodo storico che non possiamo dimenticare perché la memoria va sempre conservata, proprio perché seppur la storia cambia, ma la storia spesso si può ripetere. Quindi conservare la cultura della memoria significa far sì che certi eventi tragici non accadano mai più. Purtroppo accadono in altre parti del mondo e quindi anche festeggiare il 25 aprile significa far breccia su voi giovani soprattutto, che siete il nostro futuro, io me lo auguro con tutto il cuore, formare quindi questi spiriti liberi, ma liberi con consapevolezza, quindi una libertà basata sulla conoscenza e sulla cultura. Siete studenti, presumo, e quindi lo studio serve anche a rimanere liberi, perché la libertà ci rende veramente liberi. La festa nazionale, bene. Sì, la rivede la liberazione da chi? In Italia che c'erano in quel periodo, da chi ci siamo liberati? Sa perché si festeggia la festa della liberazione? Il preciso no, perché la storia non è il mio argomento preferito, se fosse in partigiani ci hanno liberato dall'occupazione. Sì, hanno fatto bene, sì. Il 25 aprile si festeggia la festa della liberazione, tra pochi giorni sarà appunto il 25 aprile e vogliamo sapere se sai il perché, ci liberiamo da cosa? Sì, io penso che, io sento la gente ha detto che questa festa è un generale americano, un generale English, generale Montgomery, se lui che ha liberato l'Italia. E liberati però da chi? Cosa c'è in Italia? C'è le fasciste. Le fasciste che ha occupato l'Italia dopo il generale Montgomery che ha liberato l'Italia. E speriamo questo è vero. E i partigiani ci hanno liberato dall'occupazione nazifascista. Se me ricordo. Lei è ragionissima, penso. Era piccola, sì. Cioè, ero 7 anni, non so. Mi ricordo però che stavamo a mettere là sulla sotto le dosi di semi, stiamo alla contadina, stiamo a San Andrea, di sotto la strada i partigiani venne su, via su cima, e lì quando venne gli americani che sparava da un monte e l'altro là un campo nostro, io gli avevo le mucche e mi passava quelli dosi sopra la testa. Se mi ricordo, ero piccola. La liberazione dalla dittatura e quindi bisogna festeggiare perché il popolo riesce a comportarsi.
propria testa e non per obbligo di un dittatore che impone determinate regole. È stato comunque diciamo, una specie di clima generale di festa. Era meglio, era... c'è meglio perché non si sa quanto mi ha fatto fare. Sto meglio da stare. È vero? Dovrebbe stare meglio. Quando parliamo della festa della liberazione, innanzitutto, in che anno ci troviamo? Allora, era il lontano 1945, quando grazie ai partigiani l'Italia venne liberata dal regime fascista. Dovremmo saperlo tutti. In teoria? In teoria. Beh, perché siamo tutti, insomma, liberi. No, non so. Cosa ci opprimeva in quel periodo? La guerra, la guerra. Liberazione, liberazione da chi? Tutto, chi c'era in Italia che... Beh, i nazisti, no? I nazisti, e quindi la liberazione è grazie agli americani e ai partigiani. Come mai gli italiani festeggiano questa giornata? Beh, penso che debbano essere molto riconoscenti a chi ha liberato il paese dalla dittatura. Quindi il 25 aprile è una data che tutti dobbiamo ricordare e essere grati a chi ha dato la vita per liberarci. Tolentino è stata liberata il 30 giugno del 44. Ci sono le foto di questa piazza, di questo corso, con la gente festante a festeggiare la vicenda. Quindi io non l'ho vissuta, l'ho vissuta nei racconti dei genitori e dei miei nonni, però sono assolutamente grato a questa canzone. Spero che le giovani generazioni sappiano sempre che questo giorno va ricordato, perché oggi si può criticare tutto, siamo divisi, ci scontriamo politicamente, però tutto questo lo dobbiamo a chi ha reso possibile la libertà. Because it is the Independence Day of the Italy. On 25th of the 1945, the Italy got independence. So they are celebrating Independence Day on 25th of year. I am very happy to see that the peoples are independent, they can live independently, they can live peacefully. It's my message for every Italian, for every viewer. Be happy and have your Independence Day in a very, very nice way. È fondamentale conoscere la storia dell'Italia perché, indipendentemente dalla nostra ideologia politica, dobbiamo riconoscere l'importanza di un giorno che ha segnato la storia del nostro paese. E spetta a noi mantenere un clima di pace, evitando conflitti come le due guerre mondiali, che hanno portato soltanto alla perdita della dignità dell'uomo come essere umano. Di rispetto per se stessi e per gli altri, praticamente l'infelicità.